Quale futuro per l'area dell'ex-Agip? Di certo un'area verde senza posti auto, ma per vederla realizzata ci vorrà ancora un po' di tempo. Intanto, dopo 7 anni dallo smantellamento del distributore, proseguono i lavori di bonifica. Sono 3 i terreni contaminati che sono stati analizzati dai tecnici, ma ad aggiornare i cittadini sull'esito degli esami è l'assessore al decoro del comune di Fano che oggi ha fatto un sopralluogo insieme a Deni. Per quanto riguarda le prime 2 aree di 38 e 41 metri quadri, oltre ad aver rimosso il terreno contaminato e aver fatto tutte le analisi sito-specifiche da parte di ARPAM, sono stati rilevati dei valori a norma di legge per cui non c'è nessun tipo di rischio, mentre per quest'ultima di 91 metri quadri che è stata lavorata proprio in questi giorni, che è qui alle mie spalle, sono stati rilevati in corso d'opera 3 nuovi serbatoi inertizzati nella parte latere. Una scoperta che ha rallentato le indagini, ha proseguito Brunori. L'area ora è stata ricoperta e non appena arriveranno gli esiti si procederà nuovamente nella parte in cui sono stati rinvenuti i serbatoi. Questi terreni, ha poi aggiunto l'assessore, nonostante la presenza anni fa di combustibili e oli, oggi non contengono materiali pericolosi. Alla luce di tutti questi ritrovamenti, naturalmente abbiamo richiesto come amministrazione uno studio più specifico con il georadar, proprio per andare ad indagare se ci sono altri serbatoi sparsi, mentre nel frattempo continua quello che è l'indagine sulle acque attraverso 9 piezometri che sono qui collocati, che dovranno perdurare in analisi per altri 6 mesi. Pertanto mi sento di dire che per quanto riguarda l'indagine si dovrebbe concludere per i primi del 2023, a quel punto poi partirà tutto l'iter amministrativo proprio per quello che è la bonifica certificata, che dovrà avvenire anche attraverso più enti. Ecco, mi sento di dire che nel 2023 dovremo iniziare a lavorare su questo nuovo progetto di riqualificazione. Il progetto è già stato definito? Il progetto di riqualificazione non è stato ancora definito in funzione degli altri 2 progetti che avevamo iniziato, su cui abbiamo lavorato, non hanno avuto un responso positivo, per cui siamo ritornati sul giardino tradizionale, un giardino che naturalmente non può non contemplare sia l'idea razionalista, che è un po' la madre di questo luogo, ma nello stesso tempo in una visione molto più sostenibile, legata all'ambiente e all'impatto ambientale che questo luogo inevitabilmente, per il traffico che ha, deve tenere presente.